Proseguono le attività di ANAS nell'ambito del piano straordinario di potenziamento della viabilità per Cortina. Interventi fondamentali per migliorare l'intera viabilità dell'area, soprattutto in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Attualmente uno dei cantieri più evidenti sul suolo ampezzano riguarda la ristrutturazione del vecchio ponte in località Crignes, che risultava necessario anche per le condizioni in cui verteva. Dal momento stanno costruendo le pile di sostegno dell'impalcato del ponte, che in realtà è già pronto, cioè la parte di metallo è stata costruita fuori dal cantiere e verrà portata e varata una volta che le pile saranno realizzate. C'è un po' di ritardo, in realtà questo intervento sarebbe dovuto essere concluso per quest'autunno, adesso noi speriamo che questo avvenga e in realtà a luglio avremmo dovuto vedere il ponte già nella sua fase metallica posata, così non è avvenuto purtroppo per alcuni ritardi, ma stanno lavorando alla cremente in questo momento e speriamo si possa concludere entro l'inverno, almeno nella fase di varo della parte metallica. Opera che ricordiamo si inserisce nel più ampio progetto delle quattro varianti ai centri abitati di San Vito, Valle, Tai di Cadore e appunto Cortina e per un valore iniziale di 141 milioni di euro. Il miglioramento sostanziale è che il vecchio ponte era veramente ammalorato e andava sostituito, quindi era un intervento necessario proprio per lo stato di degrado del ponte attuale. In più il ponte attuale ha una geometria che non consente l'attraversamento di mezzi pesanti perché le due curve sono a 90 gradi e causa la ristrettezza delle corsie invaderebbero la corsia opposta e quindi non era consentito appunto il traffico pesante. Invece nel nuovo ponte, che ha un andamento più longitudinale al torrente, queste curve hanno un accesso migliore e quindi anche autobus turistici o mezzi pesanti possono percorrerlo.